Allora, ciao a tutti, finalmente ritrovati, finalmente con HyperX, Kingston HyperX, e ho avuto modo in questi anni di provare varie cuffie HyperX. Io parto sempre da una premessa: non bisogna essere un super esperto per dare un giudizio personalissimo per quanto riguarda l'utilizzo delle cuffie. Ho avuto modo di provarne di tutti i tipi, sinceramente, alle Schneider, alle Bose, insomma, alle Turtle Beach. Le HyperX mi sono rimaste sempre nel cuore, come altre marche che comunque sono veramente ottime perché hanno fatto veramente passi da giganti. Oggi parliamo di un kit di cuffie, o meglio, di una cuffia HyperX Cloud dedicata alla APS4. Modello nuovo di 2018-2019. All'interno della confezione troviamo, la confezione comunque spartana, troviamo le nostre cuffie che vedete già quasi indossate e vedete dei piccoli, diciamo, adesivi di, o meglio, piccoli foglietti informativi, classico di HyperX, un piccolo manuale di istruzioni che ci fa vedere come si collegano le cuffie. Molto semplice, perché vanno collegate direttamente al joystick, perché queste cuffie sono dotate, eccolo qua, di jack a 3 poli, o meglio, da 4 poli 3.5, che le possiamo collegare anche a uno smartphone. Ma credetemi, queste qui le possiamo collegare a PS4, possiamo, ovviamente possiamo collegarle all'Xbox One, al computer, e devo dire la verità, struttura in alluminio, ma ne parliamo fra 2 secondi, perché mettiamo via la nostra scatola. Vedete qui che ho avuto modo di poter recensire altre cuffie, parleremo anche delle nuove stringhe che sono arrivate dedicate alla Xbox One. Mettiamo da parte la nostra scatola e parliamo delle nostre cuffie. Eccole qua come si presentano, credetemi. 370 grammi, le ho pesate con la bilancia perché non mi fidavo delle specifiche, e vi dico la verità, sono del tutto uguali alle bellissime Cloud X che ho, diciamo, recensito qualche tempo fa. A livello qualitativo audio, veramente sorprendente, driver da 53-52 mm, microfono molto buono, sganciabile, vi faccio vedere, perché queste cuffie le possiamo anche trasformare per delle semplici cuffie da portare in giro per la nostra musica, anche sugli smartphone dotati ovviamente di jack 3.5. Allora, vi dico subito, driver da oltre 50 mm, struttura in alluminio estremamente leggera. Molto comode, molto ben rifinite, prezzo, siamo quasi prezzo vicino alle stringer, perché ho visto costano un pochettino tanto le stringer, e ho avuto modo di provarle insieme. Vi dico subito che queste qua si sentono veramente molto bene, ve le faccio vedere. Allora, sopra vedete la serigrafia HyperX, vedete sono tutte cucite, sotto hanno un ottimo di 2 cm imbottitura in memory foam. Stessa identica cosa per quanto riguarda i padiglioni auricolari, che si possono sostituire. Cosa molto importante è che possiamo acquistare anche degli accessori, come ad esempio il piccolo sistema Virtual Surround 7.1, che si collega direttamente con il jack a, diciamo, a 3.5, però poi ovviamente andrà collegato con il sistema direttamente USB alle nostre console, ai nostri PC. Allora, vi dico subito, le cuffie le potete tenere per ore e ore in testa, e fidatevi, credetemi, ve lo dico sinceramente con il cuore, non si sentono assolutamente, sono estremamente comode. Appena indossate, fidatevi, rimanete ovattati, chiusi, ma la sensazione che mi danno le cuffie quando le indosso, a differenza di altre, è che non mi danno fastidio, non mi sento oppresso. Devo dire la verità, ho trovato una netta differenza con le stringhe, che comunque grattano un pochettino, sono un pochettino più scomode, ma a livello audio comunque sono buone, anche se hanno dei driver leggermente più piccoli da 40, però parliamo delle nostre attualmente, delle HyperX Cloud PS4 che stiamo ovviamente testando. Allora, vi dico subito che c'è diciamo, il comando a filo, sia per il volume che per zittire il microfono, quindi attenzione, se premete dopo non sentite la vostra voce attraverso la console. Molti mi scrivono e dimenticano di attivare il microfonino. Vi dico anche un'altra cosa: cavo antistrappo e antigroviglio in tela di nylon, molto molto buono, a differenza invece delle stringhe che comunque hanno un cavo di gomma, sempre antigroviglio di ottima qualità. Allora, vi dico, togliamo il microfono, le portiamo in giro per sentire la nostra musica, le utilizzate per ascoltare la musica, perfette. Per parlare al telefono con l'interlocutore, tante telefonate, perfetto. Nessun tipo di problema, microfono che lo possiamo regolare come vedete, molto semplice l'utilizzo, basta direttamente agganciarlo qua sotto, ecco qua, vi faccio vedere, scusate, ma ecco qua, ci sono finalmente riuscito,
le indossiamo, il microfono lo possiamo mettere vicino alla bocca, lo possiamo allontanare. Allora, ho avuto modo di poter giocare a Battlefield 5. Vi dico che sono rimasto impresso in una scena, mi sono rimasto impressionato in una scena. L'aereo arrivava da sinistra e andava verso destra. E in effetti, anche se non c'è un virtual surround, però ho sentito l'aereo dalla cuffia sinistra andare a destra. Ovviamente questo è un gioco che fa il PC e anche la PS4 attraverso il loro codec audio, della scheda audio. Però vi dico che comunque la qualità è corposa, i bassi si sentono, si sente tutto. Quindi se avete domande scrivetemi tranquillamente. Però io prima di concludere la recensione ho inserito un piccolo clip di videogioco per farvi sentire un pochettino il microfono come si Allora, ben sente. ritrovati, avevo promesso circa 30 secondi, un minuto di gameplay. Stiamo in questo caso testando il microfono delle Cloud, le HyperX Cloud Edition PS4. Intanto facciamo un piccolo tocco al microfono per dimostrare che stiamo usando queste cuffie. Ecco qua, 1, 2, 3, prova, intanto sentite il mio dito. Torniamo al nostro videogioco. Ora vi dico subito che l'audio comunque è veramente molto buono per quanto riguarda queste cuffie. In questo caso voi state ascoltando la mia voce durante la sessione di gioco in Battlefield 5. Faccio sentire i rumori, in realtà si sentono veramente veramente molto molto bene. Non c'è nulla assolutamente da dire. Ci avviciniamo ai nostri nemici, ma ci apprestiamo a chiudere questa sessione di prova direttamente facendo fuori un po' di tedeschi. Ecco qua, vi dico subito che si sente perfettamente l'audio e i rumori che arrivano da destra, da sinistra e dal centro. Andiamoci a prendere un po' di armi, intanto ci avviamo alla fine diciamo di questo piccolissimo piccolissimo test e, come dire, tirate voi le conclusioni, state sentendo la mia voce, quindi potete valutare stesso voi se si sente bene oppure no. Abbiamo avuto modo di iniziare la nostra recensione, abbiamo avuto modo anche di vedere un pochettino qual è la qualità costruttiva delle cuffie. Vi faccio vedere. Intanto ho tolto il microfono perché stavo facendo un piccolo test con il nostro Samsung S9, l'ho collegato direttamente in audio. Volevo farvi vedere, in confezione troviamo anche questo piccolo tappeto che lo andiamo a inserire direttamente sotto in caso vogliamo andare in viaggio e ci vogliamo portare le nostre belle cuffie per ascoltare la musica. Allora, la struttura è fantastica, ma sto cercando di descrivere queste cuffie al meglio. Allora, stanno bene sia sulle teste piccole come la mia, vi faccio vedere, sia sulle teste comunque un pochettino più grandi, però se le mettiamo così scivolano. Vi dico e vi garantisco che se le teniamo appoggiate sulla testa non ci daranno assolutamente nessun tipo di fastidio perché sono veramente molto leggere. Allora, volevo dirvi che comunque le cuffie le possiamo utilizzare anche per il nostro smartphone. Intanto io attivo un pochettino di audio per sentire un pochettino di musica, alzo il volume a filo e vediamo un attimino. Allora, vi dico subito che i bassi si sentono, l'audio è veramente perfetto. Io ora sto parlando, ho la musica alta e non riesco a sentire quello che sto dicendo all'interno delle cuffie. Vi faccio vedere. Ascoltate? Allora, vi dico che stavo parlando e non riuscivo a sentire fuori cosa dicevo per la musica alta, ma anche per l'ottima insonorizzazione. Ragazzi, veramente si sentono da Dio. Allora, ragazzi, scusate la mia cretinaggine assoluta. Oh, le ho chiuse, sentite, vibrano? Ragazzi, le sento, boom boom, sentite? Comunque, devo dire la verità, a me, sinceramente, al di là delle televendite, qualcuno ha detto, Gioco, ma fai le televendite? No, assolutamente, è il mio modo di parlare. Però vi dico che comunque sono veramente molto belle. Cioè, non mi potete negare questa cosa, sono veramente belle. Quindi, sinceramente, ne consiglio l'acquisto. Perché le possiamo utilizzare per la PlayStation, per tutte le console, per il computer, che mi piace tantissimo giocare al computer, e cosa importante, ce le portiamo in viaggio per sentire la musica e credetemi che non invidiano altri tipi di cuffie. Intanto io mi sento la musica e vi saluto e se avete domande scrivetemi, sarò ben felice. Intanto io sono preso dalla musica fortemente e vi saluto. Ciao ragazzi!